che è stata molto venduta nel mercato americano, ma di cui non si è sentita la mancanza su quello europeo, mentre per quanto riguarda l'odierno, oggi c'è una nuova proposta in questo segmento, nel segmento dell'ibrido, si chiama Niro e condivide con la Hyundai Ioniq una base tecnica davvero molto moderna. 53% di materiali alto resistenziali, una piattaforma che è stata prodotta completamente da zero.